gli eventi, l'onorevole ha affermato che gli autori del logo dovrebbero essere della serie. Le sue parole, dunque, è scandaloso che i soldi di concorrenti vengano usati per fare alimento e alloggio a opportunisti ingrati e bugiardi. Sull'ambiente, un'altra estate di fiamme, in quella che i climatologi di Tupelmo hanno ribattezzato stagione degli incendi. I polmoni neti della terra sono oggi ridotti a meno di un terzo delle stesse che avevano fino a 10 anni fa, dicono gli esperti. I fuochi continuano a bruciare incontrollati, mentre i capi di Stato rassegnano le dimissioni incontrollate. Come diretta conseguenza degli incendi, milioni di persone si muovono ogni anno verso i luoghi più temperati del pianeta. Tante emozioni hanno accompagnato questa felice definizione, tante liberazioni, ma soprattutto tanti nuovi talenti. È lei, signor Rambeau? Sì, sono io. Siamo qui per farle alcune domande. A vostra disposizione. Ditemi pure. Non vorrà lasciarci alla porta? Oh, no! Scusate, prego. Entrate, pulitevi le scarpe, mettetevi pure comodi. Lei vive qui da tanto, signor Rambeau? Da circa 15 anni. Amici? Parenti? Stato di famiglia? Non esco molto. Sto molto per conto mio. Capisco. Il suo codice B? Ah, il codice. Deve essere qui da qualche parte. Cercando questo. Dovrebbe saperlo a memoria. Il mio codice P è 580070. Mi dia il libretto. Sì, è lui. Signor Rambeau, deve seguirci per fare alcuni accertamenti. Ma io non ho fatto niente. Signor Rambeau, nessuno sta dicendo questo. Vogliamo solamente che segua le nostre istruzioni. Vede, negli ultimi mesi abbiamo cercato di contattarla, ma senza successo. Quindi adesso deve rispondere dei suoi comportamenti. Comportamenti? Quali comportamenti? Io non ho avuto nessun comportamento. Signor Rambeau, qui sono io a fare le domande, non lei.
e anche volendo non potrei risponderle. Io non sono informato sul perché faccio le cose, ma su cosa devo fare e come devo farle. E se in centrale mi dicono che lei, signor Rambeau, deve essere interrogato, io devo semplicemente prelevarla e svolgere il mio compito. Ha capito o no? Ma io non ho fatto niente. Non è lei che deve giudicare le sue azioni. Potrà giustificarsi con le autorità competenti. Autorità competenti? Signor Rambeau, lei ci sta solo facendo perdere tempo e tutto gioca a suo sfavore. Abbiamo l'aria di chi ha voglia di entrare in casa della gente per prendere un tè o parlare amichevolmente. Io non avevo nessuna voglia di essere qui stasera, ma il capo mi ha detto che si trattava di una situazione delicata e così sono stato costretto a venire. Siamo qui sicuramente per una motivazione molto grave. Lei pensi già a cosa dire? Io voglio solo sapere perché siete qua. Signor Rambeau, non ci faccio perdere altro tempo! Perché deve rendere tutto così complicato, signor Rambeau? Faccia il bravo e non faccia nervosire il mio collega. Sono sicuro che un uomo ragionevole come lei non vorrà fare degenerare una situazione così rilassata. Tardi, andiamo? Posso portare come una cosa? No, avanti, non le serve niente. Solo un momento. Ora possiamo andare. Prego, si accomodi, signor Rambeau. Perché si è portato dietro un libro e non un paio di scarpe? Non c'è stato tempo sufficiente per prepararmi. Vedo che ha portato con sé, però, un oggetto totalmente inutile. No, vede, io lo reputo ancora un libro. Per me, la sua funzione è ancora legata alla lettura. Condivido, certo, che siano degli oggetti d'arredamento molto belli, però io li leggo ancora molto, come si faceva tanto tempo fa. Sa, anche mia cognata ha un paio di libri in casa. Li tiene lì, sulla mensola, li spolvera ogni tanto. Danno un tono all'ambiente. Io ad esempio non li tengo, non li possiedo. Preferisco altro sulle mie mensole. Questione di gusti. Lei legge spesso, signor Rambeau? Sì, molto. È da sempre una mia grande passione. Lo faccio per informarmi, per emozionarmi. Sì, apprezzo molto tutte queste buone cose sul fatto di leggere i libri. Ma vediamo di non pensarci e di concludere questa faccenda. Quale faccenda? Lei sa perché è stato richiamato qui in piena notte nell'ufficio amministrativo del pubblico? No, non lo so. Deve esserci stato un equivoco. Lei non accede alla sua tavola da circa 3 mesi ormai. Non ha condiviso più nulla. Non ha pubblicato più niente riguardo alle ultime notizie. Non ci ha fatto sapere nulla riguardo alla sua opinione delle ultime tendenze del momento. Lei saprà bene quali sono le regole della nostra piattaforma, vero? È obbligatorio rilasciare una dichiarazione scritta entro poche ore dalla notizia. Lei conoscerà bene le nostre regole, quindi è necessario che le rispetti, capisce? Non ho commentato le ultime notizie perché semplicemente non avevo nulla da dire. Questo è impossibile. Abbiamo tutti qualcosa da dire su tutto. E la nostra piattaforma le dà la possibilità di parlare con tutti di tutto, anche delle cose che lei non conosce. Vede, è proprio questo il problema. I fatti politici e sociali degli ultimi mesi mi hanno lasciato molto confuso e ho ritenuto necessario prendermi una pausa e ragionarci sopra. Sto facendo delle letture delicate e cercando di informarmi il più possibile su quello che sta succedendo. Solo in un secondo momento,
quando lo riterrò opportuno, potrò esprimere il mio pensiero. Signor Rambo, tutte le informazioni delle quali necessita sono contenute nella nostra piattaforma. Lei, come ben sa, ormai i libri sono obsoleti, comuni oggetti d'arredamento per le nostre case. C'è a chi piace e a chi no. Questo però non vuol dire che siano oggetti da leggere. Tutto ciò che le serve per le sue letture è presente nella piattaforma Il Pubblico. Tutto ciò che può interessarle è disponibile nella nostra piattaforma. Notizie, intrattenimento, approfondimenti, cinema, musica, programmazione. È tutto contenuto nella nostra piattaforma e lei lo sa bene, vero signor Rambo? Non basta far altro che affidarsi a noi e non sarà più deluso. Certamente, avete un archivio straordinario, lo riconosco. Però io non mi sento ancora pronto per esprimermi sulla situazione che stiamo attraversando. Vede, sento il bisogno di informarmi e di capirne il più possibile. Molto ammirevole da parte sua, ma si limiti a commentare il prima possibile, così per instaurare una conversazione con gli altri membri del pubblico. Sì, però... Lei rifiuta di essere libero, signor Rambo. Lei è molto irrispettoso verso chi non l'è mai stato e chi non lo è tuttora. Ci sono paesi in cui non si può esprimere ciò che si pensa. E lei respinge questa opportunità per avere una conoscenza che non le appartiene. Io vorrei solo poter parlare quando voglio. Non voglio parlare sempre solo perché sono libero di farlo. Queste sono dichiarazioni molto forti, signor Rambo. Sta dicendo che non vuole collaborare? In che senso collaborare? In questi ultimi giorni abbiamo archiviato tutte le notizie alle quali lei non ha risposto. Quello che dovrà fare adesso è rispondere e dare un'opinione immediata a tutto quello che le leggerò. Dopodiché lo inserirò nel portale e dopodiché sarà di nuovo ammesso al portale in pubblico. Dopo un periodo di circa 2 mesi la lasceremo in pace. Devo esprimere un mio parere su tutte queste cose. Adesso? Sì, signor Rambo, adesso. Parta da quelle più facili. Non posso farlo. Molto bene, signor Rambo. Non insisterò. Prenda questo numero e lo faccio vedere ai miei colleghi qua fuori. Questo non è il mio numero personale della vostra piattaforma. Che cos'è 8976? È il numero che dovrà portare al processo. Come memorizzi? Quale processo? Buona giornata, signor Rambo. Scusi il ritardo, signor Rambo. Oggi non è una bella giornata. Non è il primo caso che affronto come il suo. Già. Comunque, si fidi di me e andrà tutto bene. Si direbbe che avete un problema. E come dice? Ci sono altre persone come me che si stanno allontanando dal pubblico. Ah, sì, certamente, ma solo qualche caso isolato. Adesso pensiamo a lei. Lei deve essere il mio avvocato d'ufficio. Certamente, come sa non posso dirle la mia identità per regolamento, però seguo la mia strategia e andrà tutto bene. Ci siamo? Credo di sì. Bene, cominciamo. Bene, da quel che ho avuto modo di vedere, lei ha effettuato un periodo di silenzio sulla piattaforma del pubblico di circa 6 mesi. Lei non ha rilasciato commenti, opinioni, dichiarazioni su nessuna delle notizie pubblicate dalla redazione. Non è il primo a farlo, ma ripeto, sono solo casi isolati.
nulla di più. Comunque, torniamo a lei. Ha dichiarato di rifiutarsi di dare commenti e pareri giudicati da lei affrettati riguardo le notizie del pubblico, perché desideroso di informarsi a dovere. Comunque, ha delle dichiarazioni da fare prima del processo. Voglio tornare a casa mia. Signor Rambeau, le prometto che sarà così. Però adesso deve seguirmi. Va bene? Va bene. Secondo la legge Clessidra, articolo 18,2, ogni cittadino ha l'obbligo morale e civile di iscrizione alla piattaforma del pubblico. E secondo la successiva legge Fogg, ogni cittadino è obbligato ad esprimere in totale libertà la propria opinione sulle notizie pubblicate dalla redazione del pubblico. Il commento deve essere espresso entro le 24 ore dalla pubblicazione della stessa notizia. Deve essere breve e diretto, esprimere chiaramente il punto di vista di chi scrive e possono anche avere valenza offensiva, sessista, razzista, generalista, diffamatoria, eccetera. Perché non va dimenticato, signor Rambeau, che siamo in una democrazia. Non si accettano commenti superiori alle 10 righe di testo. Per testi superiori consultare la redazione del pubblico. Se si desidera approfondire la notizia, è possibile leggere l'intero articolo, invece che fermarsi alla lettura del semplice titolo, ma di per sé è sufficiente solo il titolo per comprendere. Si sconsiglia la lettura di libri ormai oggetti obsoleti e antiquati. Sono infatti oggetti di ricordo nelle nostre case, signor Rambeau. Questo lo sa, vero? In conclusione, ogni cittadino e cittadina dovrà attenersi alle seguenti leggi al fine di una condivisione dei propri pensieri per il bene e la sicurezza di tutto e di tutti. Signor Rambeau, lei è sicuramente a conoscenza di queste leggi, presumo. Faccia un passo indietro. Al giudice dica di sì e accetti la proposta di esprimersi sugli ultimi fatti accaduti. Inventi un'opinione. Un'opinione? Cosa? Un'opinione, non importa che sia sua, basta che dica qualcosa. Mi capisce? Bene. È arrivato il giudice. Imputato 9876, signor giudice. Bene. Signor Rambeau, qual è la sua opinione sugli ultimi fatti avvenuti che riguardano la politica e l'attualità? Ha tempo un minuto per rispondere. La sua risposta sarà trascritta e pubblicata sul suo profilo della piattaforma Il Pubblico e potrà essere soggetto alle risposte di tutti gli altri utenti. Conferma. Confermiamo, signor giudice. Signor giudice, con tutto il dovuto rispetto, ma io non ho intenzione di esprimermi. Signor Rambeau. Io ho bisogno di essere sicuro su quello che dico. E posso soltanto dirvi che la legge che state perseguendo è una legge sbagliata. Abbiamo capito che la sua condotta è frutto di un atto terroristico e violento alla nostra legge e democrazia. Lei è un uomo pericoloso. Pertanto condanno il signor Rambeau alla reclusione forzata e a un processo di rieducazione sul corretto utilizzo dello strumento Il Pubblico. Questo è tutto. Signor Rambeau, perché non mi ha dato ascolto? Avrei potuto salvarla. Sa, signor avvocato, è davvero un peccato sapere di avere un libro a casa, iniziato da tempo, e non poterlo finire. Mi piaceva davvero molto. I'm sitting on top of the world.